Oggi abbiamo voluto fare il punto su quello che è il tema degli affidamenti, a cui si aggiunge il macro tema delle sponsorizzazioni, perché dallo schema che abbiamo visto, assodato, dal lavoro che stiamo facendo di accesso agli atti, dal lavoro delle commissioni, dal lavoro del reperimento delle informazioni, oltre agli affidamenti si aggiunge tutto un mondo di sponsorizzazioni che vanno ad aggiungere una cifra importante alle già 600.000 euro affidate in modo decisamente poco lucido, poco trasparente. Quello che chiediamo all'amministrazione è di rispondere alle nostre domande e soprattutto alle domande dei tanti cittadini, perché c'è poca chiarezza e le affermazioni che abbiamo sentito da parte del sindaco Ricci e del sindaco Biancani fanno semplicemente ancora più confusione e portano ancora meno chiarezza, perché da un lato Ricci non può demandare tutto ai dirigenti dicendo che non sapeva, perché il metodo e il percorso invece partiva proprio da una volontà politica chiara, precisa, che partiva dal sindaco chiaramente, chi operava per conto del sindaco aveva un affidamento diretto, un incarico diretto da parte sua, quindi non è possibile che chi agiva in suo nome non sapesse e non rendicontasse anche al sindaco, così come è impossibile che non sapesse di cosa si tratta, perché la maggior parte di questi affidamenti avvenivano tramite delle delibere di giunta, che quindi venivano in un luogo in cui il sindaco presiedeva e in cui c'erano gli assessori. La stessa cosa vale anche per il sindaco Biancani, che in questo momento continua a fare delle dichiarazioni che aumentano la confusione, quando dice: ho fatto di tutto per bloccare il sistema. Di cosa si tratta? Di che sistema parla? Bisogna fare chiarezza, chiediamo all'amministrazione di rispondere, e questo tema delle sponsorizzazioni va ad aggiungere un'ulteriore confusione, un ulteriore spaccato drammatico su una di quelle che è le situazioni più gravi di questo comune negli ultimi anni. Quali saranno le prossime mosse del centrodestra? Ma noi continueremo in modo molto serio e rigoroso a fare il nostro compito, che è un compito di innanzitutto reperire informazioni e fare domande. A queste domande è l'amministrazione che deve rispondere, perché è l'amministrazione che sa e che conosce i fatti. Lo stiamo facendo in tanti modi, con gli accessi agli atti, anche se Biancani minaccia di denunciarci se continuiamo con gli accessi agli atti. Noi continueremo con gli accessi agli atti, perché è un nostro diritto e un nostro dovere per informare, per avere la chiarezza necessaria per continuare il nostro lavoro. È un lavoro di chiarezza, a noi non interessa trovare lo scandalo, a noi interessa trovare trasparenza, chiarezza e informazioni per i cittadini, perché non può succedere quello che è successo, bisogna chiarire nel migliore dei modi, anche e soprattutto perché innanzitutto serve trasparenza e chiarezza in come vengono spesi i soldi pubblici, e poi lo dobbiamo anche alle tante associazioni, alle tante persone che fanno tutto nel migliore dei modi e che rendicontano anche il centesimo. Bisogna fare chiarezza.